Ho sempre amato Super Mario 64 fin da quando ero un bambino. Mi ricordo ancora di quando ci giocavo a casa di mia zia per tutto il tempo. Un giorno un pop-up comparì dal nulla mentre stavo guardando un piccolo gameplay su YouTube di Super Mario 64. E quello lì non era un semplice pop-up. Era un sito che offriva una copia in ottime condizioni di Super Mario 64. Solitamente non mi fido di queste cose, ma la nostalgia era più forte di me. A differenza di altri siti dove chiede soldi tramite PayPal o cose del genere, chiedeva soltanto 10 dollari in una bustina per posta da mandare ovviamente al venditore. Non mi fidavo tanto di questa scelta. Così sono andato a cercare il sito del venditore per rendere tutto più tranquillo. Ma dopo che sono andato a cercare il suo nome, la pagina era totalmente introvabile. Così, senza farmi troppe domande, decisi di ordinare il gioco. Dopo pochi giorni è finalmente arrivato il gioco. Ma la prima cosa inquietante che ho notato quando ho aperto la scatola era lo sticker ufficiale con Mario che volava nell'aria. Che sopra di lui c'era un pezzo di nastro adesivo con su scritto il suo nome, con un pennarello indelebile. Mi sentivo un po' truffato, ma se il gioco funzionava, in tal caso non mi importava. Ho tirato fuori il mio Nintendo 64 e ho messo la cartuccia al suo interno. Lo schermo si accese, con la familiare faccia di Mario che poteva allungare e rigirare senza scopo. Dopo vari pasticci, però, l'intera testa di Mario ha iniziato a deformarsi e rigirarsi in modi che non sapevo nemmeno essere possibili. Così decisi di spegnere il gioco e di riavviarlo. Pensavo fosse solo un bug, ma secondo me era molto più di un bug. Così riaccesi il gioco e selezionai il file, senza prestare attenzione alla faccia di Mario. Quando ho selezionato il file, il gioco ha saltato il monologo di apertura di Peach e il cortile esterno. Mario era subito entrato nel castello. La cosa che mi metteva più ansia era la mancanza di audio. L'unica cosa che si poteva sentire erano i passi di Mario mentre camminava e correva. E soprattutto la sua voce quando si metteva a saltare. Non c'era neanche il Todd che si poteva vedere in fondo. L'unica porta che mi fece aprire era quella del primo livello delle bombe. E la tela era totalmente vuota, bianca. Però apparve qualcosa nel momento in cui io stavo per saltare. Ovvero Bowser infuocato. In quel momento non pensavo fosse un bug, ma mi è venuto in mente questo. Che sia stato hackerato il gioco. Incredibile, spendere 10 dollari per un gioco hackerato. Incredibile. Ma ormai non avevo altra scelta. L'unica cosa che potevo fare era entrare all'interno della tela. Selezionai il livello. E il titolo del livello non era il classico delle bombe. Si chiamava Turn Back, torna indietro. Perché? Perché si chiamava così il livello? Perché dovrei tornare indietro? La cosa mi fece pensare a una sola cosa, quella di spegnere il gioco. Ma la curiosità era più forte di me. Selezionai il livello e mi catapultai all'interno della terra delle bombe. Era molto strano, non c'era nessuno. Decisi di andare avanti e l'unica persona che trovai
Era Luigi, decisi di andare da lui ed interagire. Ma non appena io mi avvicinai da lui, corse via, sopra quella collina. Decisi di inseguirlo. E non appena arrivai in cima a quella collina, trovai un piccolo cottage. Pensavo che Luigi si stesse soltanto nascondendo all'interno, ma che in realtà era molto strano. Perché dovrebbe nascondersi e la porta è totalmente aperta? Senza farmi troppe domande, decisi di andare all'interno. Ma non appena mi avvicinai alla porta, si chiuse all'improvviso e davanti alla porta trovai una foto di Luigi impiccato. Era molto inquietante. Il collo, gli occhi di Luigi erano totalmente coperti di sangue. Facevano una paura tremenda. Lo schermo rimase con quell'immagine per più di un minuto e mezzo. Ma dopo passato quel minuto e mezzo, lo schermo divenne totalmente nero. Tre minuti dopo mi ritrovai in un'altra stanza. Non era una semplice stanza, era un corridoio con dei Todd disposti in maniera ordinata. Andai in fondo al corridoio e trovai una foto di una famiglia felice. Dalla qualità sembrava scattata negli anni 80-90. Anche se erano felici, a me faceva rabbrividire quella foto. Perciò decisi di spegnere il gioco e anche di spegnere la console e di non utilizzarla mai più in vita mia. Ma la cosa brutta è che il gioco non si spegneva, neanche la console. Neanche provando a staccare la corrente si spegneva. Perciò l'unica cosa che potevo fare era entrare all'interno della foto. Entrai all'interno e mi fece selezionare un livello. Era ambientato nella spiaggia. In un minuto non è successo niente. Fino a quando non apparve un grandissimo mucchio di blocchi di colore nero che stavano per inghiottire Mario. Ho pensato di premere il tasto Select per uscire dal livello, ma era inutile. I tasti in quel momento non stavano funzionando. Era come se il controller fosse morto, anche se era strano, visto che la batteria era al 100%. Perciò non potevo fare altro che assistere alla morte di Mario. Mi ha fatto perdere la seconda vita tra le tre vite. Dopo aver perso il livello, tornai nel corridoio di prima. Stavolta alcuni Todd sono spariti dal nulla. E io mi riavvicinai un'altra volta alla foto di prima. Era la stessa, però le loro facce erano totalmente insanguinate. Avevo talmente paura che non volevo neanche entrare all'interno del livello. Ma non avevo altra scelta. Dovevo finire il gioco. Così entrai all'interno della tela e cliccai sul livello, dove era presente quella specie di pianoforte. Da bambino avevo talmente paura di quel pianoforte, soprattutto da come si muoveva e soprattutto da che suoni emetteva ogni volta che si muoveva. Cercai di attaccarlo, ma ovviamente, come è successo le altre volte, non gli ho inflitto praticamente nessun danno. Perciò non potevo fare altro che morire. Così ho perso la mia ultima vita. In genere, quando tu perdi tutte le vite, il gioco si rigenera da capo. Ma stavolta non è stato così. L'animazione della morte di Mario era veramente, veramente strana e molto, molto diversa dal solito. Si poteva vedere praticamente Mario morto, stecchito,
a terra, con sopra il suo corpo delle macchie di sangue e anche sul pavimento delle macchie di sangue. È come se il gioco non lo volesse far rigenerare. Il nostro carissimo Mario. Dopo un po' lo schermo divenne un'altra volta nero. Avevo paura di vedere cosa sarebbe successo dopo. Dopo un po' che lo schermo si oscurò, io mi trovai fuori dal castello. Era praticamente la stessa ambientazione, ma le texture sembravano ghiaccio. Anche in quel momento non c'era l'audio, si potevano sentire soltanto i passi di Mario e soprattutto i suoi versi che lui emetteva ogni volta che lui saltava o correva. Ad un certo punto si sentì un'altra volta quel cavolo di pianoforte, che io me lo ricordavo fin da piccolo. Era il pianoforte che si sentiva ogni volta che c'era il boss finale. Era il mio incubo fin da piccolo. E io sentì delle strane voci sottofondo. Da come suonavano, sembravano fossero minacciose, visto che non si poteva sentire tanto. Ad un certo punto lo schermo divenne scuro un'altra volta e dopo un po' mi ritrovai un'altra volta davanti a quel telo di quella famiglia felice. Ma a differenza di prima, che avevano la faccia piena di sangue, in quel momento avevano la faccia totalmente oscurata. Io provai ad entrare un'altra volta e mi ritrovai sullo stesso livello di prima, su quell'isolotto. Ma sopra quell'isolotto c'era un cartello con scritto: "Non piangere, andrà tutto bene". Molto strano. Mi buttai all'interno dell'acqua. Era tutto nero. Non si vedeva niente. A un certo punto comparì un mostro. Un mostro dell'acqua. Avevo sempre paura di lui. Non avevo via di fuga, perciò io mi feci mangiare. E persi un'altra volta tutta la salute. Dopo che tutto si bloccò, il gioco fece mostrare degli scheletri. Sempre con la musica di sottofondo. E dopo un po' il gioco si spense da solo. Cosa voleva dire tutto ciò? Per quale motivo il gioco fece mostrare tutto ciò? Cosa volevano dire quegli scheletri verso la fine? Non lo so, ma una cosa è certa. Non giocherò mai più a questo gioco. Né ora e né mai.